Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del TG6, nostro telegiornale che si apre parlando di sanità perché chiude l'hub vaccinale di Pescara in via Tirino. Questa mattina il bilancio da parte del comune di Pescara e della ASL. In 180 giorni sono state somministrate 165.000 dosi. Soddisfatto l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che ascoltiamo nel servizio di Stefano Recanati. Dopo 6 mesi di intenso lavoro, chiude a Pescara l'hub vaccinale di via Tirino, un centro che ha permesso di vaccinare la maggior parte dei cittadini di Pescara e dintorni. Più di 165.000 le dosi totali somministrate, di cui circa 83.000 prime dosi e 82.000 seconde, mentre le terze dosi somministrate sono state 53. Nelle 11.000 ore più di lavoro sono stati impegnati ogni giorno circa 12 operatori di polizia municipale, 40 volontari e 8 PUC. Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia tra Regione Abruzzo, Comune di Pescara e ASL, per cui il centro vaccinale è stato indicato come uno dei migliori in Italia. Un hub importante, un hub situato in una zona non certo al centro della città, che ha visto tanti nostri cittadini presenti e quindi anche un'integrazione da un punto di vista del territorio, una struttura eccezionale, eccellente, definita tale da tutte le autorità istituzionali che l'hanno visitato. Ora i vaccini proseguiranno in altri punti che saranno comunicati con cadenza settimanale dalla stessa ASL di Pescara, mentre dal 1° dicembre partirà il nuovo hub presso il Palabecci. Perché è vero che si continuano le vaccinazioni ai pazienti che hanno patologie e che quindi possono andare in ospedale, però ci sono anche pazienti che non devono recarsi presso le strutture sanitarie e quindi ben venga una struttura di prossimità. La nostra regione intanto si appresta a raggiungere l'80% di immunizzati, soglia che l'assessorato alla sanità aveva previsto proprio per il 30 settembre. Il quasi è dettato da una percentuale leggermente più bassa dei cittadini che hanno la soglia d'età dai 49 anni ai 59. Altri invece, oltre i cittadini, oltre gli over 80, hanno raggiunto invece l'89%. Quindi la media ci porta a dire che siamo vicino agli 80, quindi quella immunità di gregge prevista è stata per me raggiunta. Bisogna convincere ancora di più, ma più che altro sono persone che si stanno recando in maniera spontanea e libera presso i nostri centri vaccinali e quindi buoni risultati. Noi parliamo ancora dell'emergenza sanitaria con il bollettino Covid odierno, perché sono 61 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2877 tamponi molecolari. È risultato positivo il 2,12% dei campioni analizzati. Non si registrano decessi, il bilancio delle vittime è così fermo a 2544. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 63 di ieri ai 60 di oggi. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 3 e 90 anni. Gli attualmente positivi sono 1774, 55 i pazienti ricoverati in ospedale in area medica e 5 sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1714 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 76.907. Degli 81.225 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 20.622 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 20.690 in provincia di Chieti, 19.639 in provincia di Pescara, 19.486 in provincia di Teramo e 670 sono fuori regione, mentre per 118 sono in corso verifiche sulla provenienza. E noi lasciamo la pagina della sanità, dell'emergenza sanitaria, ci spostiamo, anzi torniamo per meglio dire a Pescara per parlare della filovia, perché il TAR d'Abruzzo ha accolto la richiesta della sospensiva del provvedimento ministeriale che autorizzava il passaggio del filobus sulla cosiddetta strada parco fra Pescara e Montesilvano. E Comune di Pescara e Tua hanno annunciato il ricorso in Consiglio di Stato. Giuseppe Dintino.
Il filobus non passerà sulla strada parco, almeno per un altro anno. Su richiesta del comitato strada parco bene comune, il TAR d'Abruzzo ha sospeso il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture, che circa 6 mesi fa aveva dato il via libera al passaggio del filobus sull'ex tracciato ferroviario tra Pescara e Montesilvano. La prossima udienza ci sarà il 14 ottobre 2022. Il TAR evidenzia problematiche ambientali per il taglio di siepi e alberi e di sicurezza stradale, in quanto gli iniziali mezzi a guida magnetica sono stati sostituiti con quelli a guida manuale, senza risolvere i rischi negli attraversamenti pedonali. Esulta il comitato cittadino, mentre il comune di Pescara e la società di trasporto pubblico abruzzese hanno annunciato il ricorso in Consiglio di Stato. Sono 30 anni che si sta dal finanziamento dell'opera, sono 30 anni che per un motivo o per un altro un numero ristrettissimo di persone che si oppongono alla realizzazione di quest'opera stanno di volta in volta creando condizioni perché ci siano dilatazioni successive. Noi naturalmente non crediamo che le motivazioni addotte e in questa fase accolte in termini di sospensiva siano tali da non essere osservate, faremo ricorso al Consiglio di Stato. Dal transito dell'ultimo treno nel 1988, il primo progetto risale al 1992, l'ultimo è stato riconfermato nel 2020. In questi anni sono stati spesi circa 20 milioni di euro. E se i giudici dovessero continuare a bloccare tutto, i soldi spesi finora? Questo sarà evidentemente un problema. Lei è fiducioso che alla fine l'opera si farà? L'opera credo sia ineludibile si faccia, credo anche che il Consiglio di Stato porrà rimedio a quella che è un'interpretazione molto benevola nei confronti dei ricorrenti e quindi da qui credo a fine anno con una pronuncia del Consiglio di Stato ricominceremo ex novo questo tipo di percorso. Noi andiamo a Teramo, oggi è iniziata la 3 giorni del 4° Forum internazionale del Gran Sasso. Tra le tante personalità intervenute, il segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin, che ha parlato di come allargare oggi gli orizzonti della carità. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Viviamo nel tempo della post-pandemia e allora ecco, c'è davvero bisogno di recuperare la speranza e di ricominciare da nuovo, ricominciare meglio che è un po' anche l'appello che il Santo Padre continua a ripetere a tutti, no? Non si esce come si è entrati nella pandemia, però dipende da noi uscire in meglio, uscire in peggio. Durante questa pandemia la carità sembra essere sparita tra le persone. Io non direi che la carità sembra essere sparita, ci sono stati tanti episodi di solidarietà, ecco, e di attenzione nei confronti. Pensi per esempio a tutta la categoria degli operatori sanitari, c'è stato veramente un grande impegno da parte loro, anche con un costo a livello personale molto grande. E d'altra parte sì, è vero, si sono accentuati anche gli egoismi. Ecco, e quindi il nostro sforzo e il nostro impegno e la sfida è proprio quello di cambiare un po' il paradigma della nostra società. Lo siamo invitati a farlo grazie anche proprio a questo scossone che ci è venuto dalla pandemia, no? Però come dicevo prima, ecco, non è automatico, ecco, bisogna che lo vogliamo, bisogna che veramente ci mettiamo a ragionare in termini di apertura, di solidarietà, di condivisione con gli altri, altrimenti rischiamo di rinchiuderci nel nostro egoismo e di andare avanti, ma non andremo da nessuna parte. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, restiamo a Teramo perché l'ex rettore dell'Università di Teramo ed ex presidente di ARPA, poi è diventata tua, Luciano D'Amico, è stato assolto dall'accusa di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e peculato. Assieme all'ex preside della Facoltà di Scienza della Comunicazione Stefano Traini, all'ex direttore amministrativo dell'Università di Teramo Mauro Mattioli, accusati rispettivamente di abuso d'ufficio e peculato. Vediamo. Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Si è concluso così ieri sera il processo che vedeva imputati l'ex rettore Luciano D'Amico, l'ex preside di Scienze della Comunicazione Stefano Traini e il professor Mauro Mattioli nella sua veste, all'epoca dei fatti direttore generale della Fondazione dell'Ateneo. L'inchiesta per la quale D'Amico era finito a processo è quella relativa al doppio incarico come rettore dell'Università di Teramo e presidente del Consiglio d'amministrazione dell'ARPA SPA e successivamente della tua. La
Procura, titolare del fascicolo il PM Davide Rosati, gli contestava di aver percepito indebitamente tra agosto 2014 e febbraio 2017 una somma di 57.000 euro. E questo perché, sempre secondo la Procura, avendo assunto l'incarico all'ARPA e poi alla TUA, svolto gratuitamente, avrebbe smesso di fatto di svolgere l'attività di docente a tempo pieno, requisito che la legge prevede come necessario per poter ricoprire la carica di rettore. Ad Amico, inoltre, in qualità di rettore, la Procura contestava anche l'accusa di peculato per la consegna nell'ambito della cerimonia Welcome Matricole del novembre 2013 di 10 tablet di proprietà dell'Università a titolo di riconoscimento al personale tecnico di supporto all'intervento degli artisti Ficarra e Picone. Accuse cadute in aula, così come sono cadute anche quelle a carico del professor Mauro Mattioli, al quale veniva contestato un episodio di peculato nella sua allora veste di direttore generale della Fondazione dell'Ateneo e dell'ex preside di Scienze della Comunicazione Stefano Traini, al quale veniva contestato un episodio di abuso d'ufficio. Il collegio difensivo era rappresentato dagli avvocati Tommaso Navarra, Gennaro Lettieri e Renzo Di Sabatino. La granitica formula assolutoria testimonia più di ogni altra considerazione la piena lealtà degli imputati, commenta l'avvocato Navarra, che hanno sempre servito con dignità e onore le istituzioni. In questi lunghi anni abbiamo avuto modo di verificare l'assoluta correttezza e la limpida trasparenza dell'azione amministrativa posta in essere da tutti e tre gli imputati, ha concluso il legale, e oggi l'esito processuale ne attesta formalmente la verità storica. E noi ci spostiamo a Penne perché ieri c'è stato il tavolo tecnico presso la sala consigliare del Comune per analizzare le prossime strategie per arginare la vertenza Brioni. Intanto Regione Abruzzo sta lavorando per l'avvio dell'iter dell'area di crisi complessa sul distretto tessile Vestino. Vediamo. Come Regione cercheremo di mettere in campo ogni forma di misura che possa ridurre l'impatto sociale ed evitare questi licenziamenti, quindi da parte nostra metteremo il massimo impegno e certo aspettiamo la convocazione del tavolo al Mise perché in effetti questo piano industriale va rivisto perché è un po' carente. Così l'assessore alle politiche lavorative della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale all'atere dell'incontro che c'è stato ieri pomeriggio a Penne. A convocarlo i sindaci dell'area Vestina, i quali tutti i giorni toccano con mano le criticità che sono costretti a vivere i lavoratori dell'azienda Brioni. Durante il tavolo tecnico è stato chiesto a Regione di attivare, presso il Mise e il Ministero del Lavoro, tutti gli strumenti per tutelare i lavoratori e l'avvio dell'iter dell'istituzione dell'area di crisi complessa sul distretto tessile Vestino. E dietro una persona licenziata c'è una famiglia, quindi noi come Regione faremo la nostra parte, metteremo in campo una serie di misure, sono pronti 35 milioni per l'intera Regione Abruzzo, per mantenere i livelli occupazionali, incentivare assunzioni ma anche possibilità di ricollocare e soprattutto dobbiamo avere soluzioni a livello fiscale affinché nuovi imprenditori possano investire sul nostro territorio. Intanto sempre nel pomeriggio di ieri il Presidente della Regione Marco Marsilio era al lavoro per far sì che nella prossima carta degli aiuti di Stato sia inserita anche l'area Vestina. Gli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 è un atto propedeutico del quale dipende tra l'altro l'operatività di alcune importanti norme di agevolazioni, quali ad esempio il credito d'imposta agli investimenti, uno strumento importante per ridurre i divari di sviluppo tra i territori dell'Unione Europea. Questi stabilimenti devono continuare ad essere operosi. Cioè, oltre che a contenere il danno, a noi interessa che resti una realtà industriale. Per questo credo che in tutti gli strumenti straordinari di aiuto e di abbattimento del costo del lavoro, di incentivi all'investimento industriale, ci sarà certamente pena nell'area Vestina. Presenti anche i sindacati rappresentanti RSU che hanno chiesto a Brioni e al gruppo Kering la possibilità di continuare a produrre nello stabilimento di Montebello di Bertona sia camicie che maglie o comunque riversare la produzione di altri prodotti nel territorio vestino per compensare la perdita di 321 posti di lavoro, oltre alla possibilità di valutare l'estensione degli ammortizzatori sociali in genere. E siamo alla cronaca, era a bordo del suo trattore in via Quaglia, Mociano Sant'Angelo, quando per cause ancora in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. A perdere la vita nella tarda mattinata di oggi è stato Gabriele Grosso, 72 anni, di Mociano. Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118, i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare.
è morto sul colpo per la gravità delle ferite riportate. Sul luogo dell'incidente, assieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti di rito. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, torniamo a Teramo, nella sede della provincia di Teramo. Questa mattina si è svolto un tavolo tecnico sul dimensionamento scolastico, l'ente intenzionato a chiedere per molte scuole di mantenere la reggenza. Si lavora anche per trovare una nuova sede per l'Istituto Marino e per altri istituti danneggiati dal sisma del 2016. Ascoltiamo il consigliere provinciale di Teramo, Luca Frangioni. Un incontro con i dirigenti scolastici, con i responsabili comunali, e, per parlare del dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2021-2022. Noi come provincia chiederemo, per quanto riguarda alcune scuole, di proseguire con la reggenza, perché crediamo che queste scuole abbiano la forza e la capacità di poter tornare almeno ai numeri minimi per ottenere una presidenza. Per quanto riguarda il Marino invece stiamo, come dicevo poco fa, mantenendo gli impegni presi durante l'ultima manifestazione fatta dagli studenti e dai docenti qui sotto la provincia. Noi li ho accolti quella mattina in maniera educata e tranquilla, così come loro hanno manifestato la loro protesta. E promettendo a loro una soluzione, noi abbiamo questa settimana pubblicato il bando per la manifestazione di interesse per trovare una nuova sede al Marino. Questo in funzione sempre della ricostruzione, perché quella scuola andrà demolita e ricostruita, o perlomeno andrà comunque, se non hanno ancora comunque fatti dei lavori per la messa in sicurezza, e quindi i ragazzi non potranno usufruirne almeno per i prossimi 3 anni. Abbiamo fatto questo bando per prendere una decisione molto forte, anche perché questa struttura potrà servire anche per il Tetris della ricostruzione delle altre scuole teramane, che una volta sistemato il Marino dovremo anche poi pensare alla demolizione e ricostruzione del Montauti, dove siamo andati già al bando della progettazione, così come il Comi secondario. Quindi avremo bisogno di ulteriori spazi, e questa scuola potrebbe essere, ecco, la struttura Jolly per sistemare i ragazzi, per non crearli disagio e per comunque provvedere nel più breve tempo possibile alla ricostruzione delle scuole teramane. Andiamo ancora avanti, torniamo a parlare di sanità ma anche di solidarietà, perché l'associazione Adricesta Onlus, a margine della chiusura dell'hub vaccinale di Pescara, di cui vi abbiamo parlato all'inizio proprio di questo telegiornale, ha deciso di omaggiare con una targa ricordo tutto il personale, soprattutto i volontari che hanno contribuito a tutelare i cittadini nel periodo della pandemia. Vediamo. Chiude l'hub vaccinale di Pescara, Adricesta sempre a fianco di chi si adopera per garantire sicurezza, per far stare bene le persone, per la salute, li ringrazia. Sì, abbiamo scelto con i soci e i volontari di poter dire un grazie a tutte le istituzioni, le autorità, che comunque i volontari, tanti, che in un modo o nell'altro hanno contribuito al benessere di tutti i cittadini. A dimostrazione che veramente una civiltà etica deve andare verso l'aiuto per il prossimo. E tanti si sono adoperati, e con gli infermieri del centro vaccinale, grazie anche a Maria Luisa Morretti, al dottor Di Luzio, che è il coordinatore provinciale del centro vaccinale di Pescara, e abbiamo scelto di fare questo incontro, questo brindisi per tutte le istituzioni, in primis anche il Comune, che per primo si è adoperato per questo grandissimo centro, che è veramente un esempio di organizzazione, di dedizione, di cortesia, gentilezza e professionalità. Quindi un grazie grande a tutto il Comune e il personale di Pescara, la stessa cosa a tutti gli operatori della ASL di Pescara, e non voglio dimenticare però anche la Questura di Pescara, che ha aperto un centro vaccinale della Polizia di Stato presso la Scuola del Territorio. Quindi ci sarà un ringraziamento anche per loro, perché tutti si sono uniti in una grande squadra, come noi scriviamo nelle targhe ricordo: una grande squadra per lavorare bene deve avere un unico cuore, e solo così si riesce a vincere, e dobbiamo farlo.
farcela. Quindi per chi si è adoperato tanto, per tutta la comunità, era doveroso quasi una festa e un brindisi e una targa di ricordo. E quale occasione meglio di questa, della chiusura di questo grande centro vaccinale e anche di buon auspicio per le prossime vaccinazioni che avranno luogo probabilmente con le terze e quarte dosi, non lo sappiamo ancora. Però uniti ce la faremo sempre. Si è tenuto questa mattina un sit-in dinanzi alla Basilica della Madonna dei Sette Dolori a Pescara da parte dei No Green Pass dopo il parapiglia che si era verificato domenica scorsa al termine della messa presso proprio la Basilica della zona di Pescara Colli. Vediamo il servizio. E la neonata federazione di gruppi No Green Pass e Non Toccate i Minori a condannare fortemente gli episodi violenti accaduti domenica sera durante la Santa Messa presso la Basilica dei Sette Dolori a Pescara, quando No Vax e No Mask si sono sfilati in modo plateale la mascherina, incitando i fedeli a fare lo stesso. All'arrivo della polizia si è verificato il parapiglia e una donna ha cercato perfino di sfilare la pistola ad un poliziotto. Il bilancio finale di un arresto e 6 denunce. La massima solidarietà alle forze dell'ordine che sempre più frequentemente si trovano coinvolti in situazioni di forte stress e forte nervosismo e comunico anche un grande encomio, ecco, a come si sono comportati gli agenti durante l'intervento del 26. Sono stati estremamente professionali e calibrati. Siamo contro il Green Pass in modo assoluto, quindi contro il ricatto vaccinale. Noi siamo contro l'obbligatorietà della vaccinazione minorile, perché se un genitore ritiene in piena scienza e coscienza di voler vaccinare suo figlio, deve essere libero di poterlo fare. Quindi la nostra posizione è assolutamente, se vogliamo usare questi termini, diciamo, questi neologismi che si usano spesso oggi, è free vax, né no vax né pro vax. Indirizzare a queste parole tipo idiota alle persone che sono non vaccinate o parlare di sparare ad alzo zero come hanno fatto taluni conduttori televisivi, credo che sia il giusto mezzo per provocare reazioni come quelle che abbiamo osservato domenica scorsa presso la Basilica della Madonna dei Sette Dolori. Siamo alla pagina dello sport, partiamo con il calcio di Serie C, con il Pescara che si prepara alla gara di domenica prossima, sfida al vertice all'Adriatico Giovanni Cornacchia con la Reggiana, dovrebbe tornare a disposizione il difensore Ingrosso e noi abbiamo ascoltato sul momento dei biancazzurri l'ex giocatore del Teramo Tommaso Cancellotti che ovviamente volge lo sguardo alla sfida con la formazione emiliana. Possiamo dire, Tommaso, che per la prima volta in questa stagione il Pescara è stato un po' in difficoltà al cospetto di un avversario? Sicuramente sono venute fuori alcune difficoltà. Noi abbiamo provato a fare la nostra partita, poi ripeto, sicuramente l'approccio non è stato dei migliori e questo ha messo un po' la gara in salita. Non è tutto da buttare, c'è stata la reazione per due volte, non è scontato, soprattutto, ripeto, con una squadra organizzata così, quindi continuiamo il nostro percorso con la testa bassa e con tanto lavoro. Questa squadra continua a prendere gol, accade dalla prima giornata di campionato, 8 reti al passivo in 6 giornate, sono obiettivamente troppe per una squadra che mira a provare a vincere il campionato, sei d'accordo? Sì, sicuramente come ho già detto bisogna lavorare e limare alcune cose. Come ho ripetuto prima, ogni campionato a sé, ogni storia a sé, sicuramente abbiamo subito un po' troppi gol, però la classifica è buona, quindi continuiamo a lavorare senza guardare in questo momento la classifica che conta poco e allenandoci su ciò che c'è da migliorare. Per chiudere in maniera sintetica ti chiedo, domenica arriva allo stadio Adriatico la Reggiana, ci vorrà un Pescara diverso? Sì, senza ombra di dubbio, comunque ci saranno delle situazioni che andremo a vedere, ci sarà la partita da preparare, ora ci pensiamo già subito da domani e prepariamo questa partita per riscattare anche magari la prestazione un po' meno brillante rispetto alle altre.
E noi restiamo al calcio, restiamo alla Serie C per parlare del Teramo, perché si gode il suo primo gol tra i professionisti Marco Cucurullo, il centrocampista biancorosso che ha regalato il pareggio al Diavolo nella difficile trasferta del Porta Elisa di Lucca. Ora il Teramo dovrà però cercare la vittoria a tutti i costi sabato prossimo nella sfida interna del Bonolis contro la Viterbese. Vediamo il servizio curato da Ania Cantagalli e Jacopo Forcella. Non è un gol vittoria, è un gol che dà comunque il pareggio alla tua squadra e credo che sia un gol che forse dividerai a metà con Corrillo. Sì, sicuramente. Francesco ha messo una bella palla, io sono arrivato, ci ho creduto fino all'ultimo. Sì, è stato un gol per me anche emozionante, prima dei professionisti, quindi non ha portato alla vittoria, ma per me vale anche qualcosa in più. Però sono contento, abbiamo lottato in un campo non facile. A proposito del campo non facile, a un certo punto è sembrata una vera e propria battaglia dal campo. Tu hai giocato il secondo tempo, che sensazione hai avuto? Che tipo di partita è stata? Un po' strana in un certo, sì, un certo punto. Sicuramente non era facile, loro comunque l'hanno messa sull'aspetto fisico anche, perché comunque giocare era difficile, provare a giocare perché il campo comunque non lo permetteva, però comunque noi siamo subito abituati, ambientati al campo e comunque abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo, con le nostre forze e con le nostre idee. Può essere, Marco, questo 2-2 che non è una vittoria, però magari, visto che è arrivato in rimonta, un episodio che può contribuire a farvi sbloccare anche alla ricerca della vittoria. Sì, sicuramente. Comunque anche oggi un po' di fortuna è stata anche dalla nostra parte, quindi speriamo di continuare così con questa cattiveria e di andare avanti. Sperate di andare avanti così, probabilmente anche migliorare qualcosina, sì, perché i punti sono solo tre e alle porte c'è uno scontro diretto. Come te la immagini la partita di sabato con la Viterbese? Come tutte le partite dobbiamo affrontare, sempre con la testa giusta, con la giusta cattiveria e di portare a casa i tre punti. Queste sono sempre le nostre idee, la nostra mentalità. Non è facile comunque affrontare squadre su questi campi, però sicuramente dobbiamo ripartire dagli ultimi 40 minuti, mezz'ora che abbiamo fatto, perché siamo stati una squadra e siamo stati cattivi. E siamo alla Serie D. Andrea De Falchi è ufficialmente un nuovo giocatore del Nereto Calcio, nato ad Ancona il 19 giugno del 1986, vanta 369 presenze in carriera tra i professionisti, tra Serie A, Serie B e Serie C, con la squadra della sua città natale, l'Ancona, appunto esordito a 17 anni in Serie A in occasione della gara Milan-Ancona. Il calciatore sarà a disposizione del club già a partire dal match di domenica prossima contro il Notaresco. Vediamo. Il Nereto piazza il suo colpo di mercato forse più prestigioso. Andrea De Falco oggi è qui a sostenere il suo primo allenamento con la maglia del Nereto Calcio del Rosso Blu. Sì, ieri ho firmato il contratto, ero già in contatto con il mister e la società da qualche giorno. E ho avuto tante possibilità di mercato, anche ieri poco prima di firmare ho ricevuto una proposta anche a livello economico molto più vantaggiosa, però io sono un ragazzo che dà importanza alla parola e avevo bisogno di un progetto serio ma familiare, volevo anche un attimino avvicinarmi un pochino di più a casa per necessità familiari, quindi diciamo che questa situazione potrebbe essere la situazione giusta. È la mia seconda esperienza, l'anno scorso ho firmato a Siena a fine febbraio, quindi da marzo ero a disposizione della società, ma io non guardo più tanto la categoria, diciamo che la mia carriera l'ho fatta, fortunatamente mi sono tolto anche qualche soddisfazione, ma cerco di portare un po' di esperienza, cerco di aiutare i ragazzi più giovani a capire l'importanza del sacrificio e della passione che va messa in campo ogni giorno. E io diciamo sono un ragazzo tranquillo sia in campo, nel gioco che fuori, quindi cerco di dare tranquillità che in un campionato insidioso può sempre servire. Io spero di vederli al campo il prima possibile, spero di vedere la tribuna bella piena, noi cercheremo il massimo di dar soddisfazione a loro, perché un obiettivo comune è quello di gioire tutti insieme.
Questo era l'ultimo servizio della seconda edizione del TG6. Vi ricordo tra poco alle 21 l'appuntamento canonico del giovedì con Velò, con il nostro Jacopo Forcella e l'ideatore della trasmissione Luciano Rabottini per parlare di ciclismo. Per quanto concerne invece l'informazione della nostra rete, vi do appuntamento alle 23 per la terza edizione. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.